US Open 2017, Federer affronta Jouzny. Secondo impegno americano per Roger Federer. Terzo match sull'Arthur Ashe, nella serata italiana, al termine del confronto tra Pliskova e Gibbs, lo svizzero gioca con Mikhail Jouzny. Federer detiene senza dubbio i favori del pronostico, in virtù di una stagione ricca di successi e di un passato a senso unico con il tennista russo. Due giocatori esperti, Jouzny è un classe 82, ormai nell'ultima fase di carriera, di fronte per la 17esima volta. Il bilancio, netto, dice 16-0 Roger, con 8 incontri disputati sul cemento. Nessuna fermata a Flushing Meadows, ma poco cambia. Jouzny ha colpi interessanti, è un tennista di comprovato talento, ma non ha le armi per disinnescare Federer, in generale e soprattutto in un contesto veloce. L'ultimo match tra i due risale al 2015, a Dubai 63-61 Federer. Curiosità, 5 le partite a Dubai tra Roger e Mikhail. Jouzny non vive la fase migliore della sua carriera. 3 tornei su terra e repentina eliminazione, poco meglio sul cemento di recente. A Montreal, rientro da LL nel tabellone principale e KO con Coric, a Cincinnati buon percorso di qualificazione, W con Gulbis, ma disco rosso con Ramos Vinolas. Diverso il discorso per Federer. Come accennato prima dell'esordio, stagione regale dello svizzero, a caccia della prima posizione mondiale e del 20 slam. A Montreal, finale amara con A.Derev, complicazioni fisiche a limitare l'incedere del campionissimo. Surce, Clive Brunskill, Jetty Mages North America. Proprio la forma fisica e l'ago della bilancia, non tanto per la partita odierna, quanto per l'intero cammino dello svizzero. I 5 set con Tiafoe, al di là delle parole di fiducia di Roger al termine, non schiariscono l'orizzonte. Un Federer attento a non esagerare, lucido nel limitare le scorribande e le estreme rincorse. Sembra voler entrare in punta di piedi, senza chiedere tutto e subito. Un controllo della situazione assoluto. L'uscita di scena di Kyrgios apre uno spiraglio nella porzione di tabellone di Federer. Feliciano Lopez è l'unica reale insidia prima dei quarti, prima di un possibile duello con Tiafoe.